Trono gay uomini e donne, Alex e Alessandro, messaggio speciale dopo la scelta. Uomini e donne trono gay, Alex e Alessandro, cosa è successo dopo la scelta? Messaggio inaspettato. Alex Migliorini ha fatto la sua scelta e ora sta vivendo la sua bellissima storia d'amore con Alessandro D'Amico. Quest'ultimo non ispirava molto fiducia, né al tronista, né a gran parte del pubblico di Uomini e Donne. In ogni caso, è riuscito comunque a conquistare il cuore del bel veronese. I due ora sono felici e non sembrano essere per nulla pentiti di essere andati via dallo studio del Trono Gay insieme. I fan vorrebbero sapere cosa è successo dopo la registrazione della scelta e soprattutto come stanno andando le cose tra loro. Fortunatamente, l'ex corteggiatore sta cercando di aggiornare i suoi followers nel migliore dei modi. Il nuovo e del tutto inaspettato messaggio pubblicato sull'Instagram di quest'ultimo ha lasciato tutti a bocca aperta e anche un po' meravigliati. Alessandro sembra essere al settimo cielo e non riesce a fare a meno di condividere con tutti la sua gioia. Oggi, i dubbi che si potevano avere sulla sua persona, sembrano svanire automaticamente. Il ragazzo sta infatti dimostrando di essere sempre stato molto interessato ad Alex Migliorini. Dopo il primo risveglio da fidanzato, oggi si torna a parlare di loro a causa di alcune parole pubblicate da D'Amico. L'ex corteggiatore ha infatti sorpreso tutti i suoi fan e non solo con lo scatto di un esterno accompagnato da parole meravigliose. In tutto ciò, ovviamente, non vediamo l'ora che anche l'ex tronista di Uomini e Donne possa tornare a pubblicare sui social e a dire soprattutto la sua. Alex e Alessandro dopo il Trono Gay di Uomini e Donne, D'Amico al settimo cielo. Sembrerebbe che D'Amico abbia iniziato a provare qualcosa per Alex proprio dall'esterna sulla spiaggia. È stato esattamente da questo momento che ho capito che non era più uno scherzo per me e lì in lontananza un uomo forte ma allo stesso tempo molto fragile, intrigante a volte ma sicuramente sincero e ad avvicinarsi invece un'anima buona, un futuro sì, un petto su cui distendersi. Ti conosco da così poco ma è come se ti conoscessi da sempre. Ti odio Topino. A più a.